Buonasera a tutti, siamo dal vivo per la terza volta della giornata, oggi maratona, però ci sta, è la giornata in cui è uscito il nostro libro, ma come ho scritto su Facebook, noi non molliamo per niente, quindi nonostante oggi abbiamo già fatto live di presentazione, continuiamo comunque a impegnarci a fare divulgazione a tutti i livelli e quindi anche stasera abbiamo la nostra live del giovedì sera, quasi sempre con uno specialista, e questa sera ci addentriamo un po' nei tecnicismi di come funziona l'energia, di come funziona la rete elettrica e parliamo di dispacciamento, già una parola che andrà spiegata. E ne parliamo con un ospite, dire, esperto del settore, Roberto Quadrini, con me c'è ovviamente alla conduzione Fulvio Buzzi, a cui lascio la parola per Buonasera. introdurre l'ospite e l'argomento. Ok, ciao, grazie Luca, buonasera a tutti. E eccoci qua nel nostro solito appuntamento del giovedì sera. Allora, intanto ci tengo a ringraziare Roberto Quadrini che ha accettato il nostro invito e che ho conosciuto tramite LinkedIn. E adesso lascio la parola a lui, si presenterà direttamente lui. Comunque è CEO ed inventore di società di ricerca e sviluppo, se non sbaglio, e si occupa soprattutto di flessibilità elettrica. La live di stasera probabilmente sarà abbastanza tecnica, parleremo per l'appunto, come ha detto Luca, di dispacciamento, ma non solo. Come al solito, noi abbiamo la nostra scaletta di domande, e poi dopo diciamo, prenderemo le domande più interessanti dal pubblico, come facciamo sempre. E diciamo che sì, probabilmente la live sarà un po' più tecnica del solito, però diciamo, considerando che abbiamo già avuto professori come il professor Zollino, Ambrosini, Ricotti e quant'altro, non vi dovete aspettare nulla di diverso, di particolarmente complicato. Abbiamo avuto la dottoressa Jerry Thomas, abbiamo addirittura fatto una live molto tecnica in inglese. Quindi. Esatto, quindi, ma poi soprattutto se, come al solito, se avete delle domande, basta dirlo, noi ci interrompiamo e facciamo le vostre domande, insomma, ripetiamo un concetto un po' più difficile. Allora, quindi direi senza ulteriore indugio di passare la parola a Roberto e partirei subito con la prima domanda, e cioè dal concetto proprio basilare di dispacciamento dell'energia elettrica. Dispacciamento. Cioè, che cosa si intende quando si parla di dispacciamento dell'energia? Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. Se permettete, volevo due parole sull'attività di ricerca e sviluppo che è stata condotta da me e dalla mia società, dove siamo arrivati dal punto di vista degli studi e poi affronteremo quello che è un punto di vista completamente diverso. Stasera voglio portare un punto di vista completamente diverso, molto tecnico. Spero di renderlo il più fruibile possibile. Mi attendo tante domande, anche le più diciamo, difficili, perché il mondo dell'energia elettrica in realtà nasconde un aspetto che potrebbe essere risolutivo a livello di sistema, che ad oggi però viene ignorato dalla maggior parte degli operatori. Se mi permettete, condivido 2 secondi chi siamo noi, Ce l'abbiamo proprio due già, ce secondi. l'abbiamo già. Ah, Ah, ok. perfetto. Quindi C'era già, già adesso l'ha vedete. tolta. Eh no, adesso l'ha tolta, deve Ok. Allora, rimetterla. la rimetto io, non si preoccupi. Allora, condividi. Ok. Vedete? Beh, benissimo. Sì. Questa sera volevo introdurre un qualcosa di diverso, cioè la correlazione tra la flessibilità elettrica e il dispacciamento. E siccome sono ospite, e grazie ancora, in un contesto dove si parla di nucleare, cosa vuol dire avere un base load attraverso la costruzione di un virtual power tunnel? La prima cosa che voglio dire, da un punto di vista proprio della presentazione, noi siamo una piccola società di ricerca e sviluppo dove da anni abbiamo cercato di condurre uno studio da un punto di vista opposto alla produzione. Secondo noi, la domanda elettrica, cioè il consumo, può creare la regolazione della rete elettrica. Questo è stato fatto attraverso anni di studi, attraverso ricerche industriali, adottando quello che è l'IoT, quello che oggi viene chiamato smart grid, ma in realtà focalizzati soprattutto sulla componente matematica. Personalmente sono il CEO della società, nonché l'inventore dei brevetti che sono stati depositati a riguardo, e ultimamente ho il piacere di collaborare con il MIT e il MISE
su alcuni progetti importanti, in particolare quello con l'Enea e CNR, sulla ricerca di sistema del demand response. Diciamo, il tecnicismo è questo. I nostri lavori sono stati finalizzati all'ottenimento di 3 diverse patent riguardo proprio alla metodologia nuova per quanto concerne il bilanciamento della rete elettrica da un punto di vista della regolazione della domanda. Ok, dette due parole su quelle che abbiamo fatto e quant'altro. La domanda che mi faceva era sul che cosa si intende per dispacciamento, giusto? Esatto. Ok, ma io partirei da questa piccola considerazione. Beh, allora, l'energia elettrica, come tutti sapete, è un bene che effettivamente non può essere immagazzinato. Quindi il sistema elettrico e il mercato dell'energia ad esso collegato sono molto particolari. Quindi, a differenza di altri beni di consumo, l'energia elettrica non può essere accumulata, anche se oggi si tende a farlo. Poi andremo a vedere perché le batterie, lo storage in questo senso, non risolve un problema, potrebbe addirittura introdurre degli altri. Quindi bisogna avere una sorta di equilibrio tra domanda e offerta che si traduce nelle componenti essenziali del sistema elettrico nazionale, frequenze e tensioni in particolare. Quindi l'attività di mantenere in equilibrio tra la domanda e la potenza e la generazione si chiama dispacciamento. Questa attività di continuo equilibrio tra le due fasi è un compito diciamo definito nell'asset societario del TSO, del Transmission System Operator, che in Italia si chiama ATERN, che è la società che gestisce proprio la rete elettrica sia dal punto di vista dei flussi elettrici e sia dalle disposizioni necessarie per l'utilizzo dell'esercizio. Quindi dispacciare vuol dire andare a tenere in equilibrio l'esercizio e fornire tutti quei servizi per cui si possono erogare un servizio continuativo, in sicurezza tra l'altro. Quindi, ma da quando però sono subentrate quelle che sono le fonti rinnovabili, il sistema elettrico è diventato sempre più complicato. Perché? Qual è la problematica? La problematica si riconduce a quella che è la priorità di dispacciamento, cioè come bisogna immettere in rete e quando, e soprattutto quale tipologia di energia. Sappiamo che ci sono molte fonti di energia, chiaramente quelle che dovrebbe, che deve essere valorizzata, ovviamente sono quelle a costo marginale più basso. Quindi stiamo parlando dell'eolico, stiamo parlando di tutto ciò che viene sotto il cappello delle ferro. Quindi oggi in Italia questa attività è stata poi, grazie alla legge 79-99 del decreto Bersani, è stata delegata in particolare a terra. Ora, cosa intendiamo per priorità di dispacciamento? Priorità di dispacciamento per le fonti rinnovabili è prevista sia a livello europeo con la direttiva del 2009, la 28, che prevede di fatti che gli Stati membri assicurino dispacciamento degli impianti di produzione di elettricità, i gestori del sistema di trasmissione diano la priorità degli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche di tipo rinnovabile. Quindi nella misura consentita a quello che è lo schema di funzionamento del sistema stesso. Quindi le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini di sicurezza del sistema elettrico o unità master run. Quindi c'è un elenco di quelle che sono le priorità da immettere sul mercato. Chiaramente si vanno a, come dicevo prima, a privilegiare quello delle fonti meno inquinanti e quindi, come fosse un'autostrada, la rete elettrica, nei vari caselli si fa a lotta per entrare in rete. Ovviamente vince chi ha il costo ambientale più basso o addirittura il costo marginale più basso, però dobbiamo considerare che, rispettando sempre quello che è l'equilibrio della rete, ci sono momenti in cui il dispacciamento, per motivi di servizi di sicurezza, esclude quelle che possono essere delle fonti intermittenti. E qui comincia a nascere, diciamo, un certo problema. Il problema qual è? Che se il criterio principale con cui si stabilisce questa precedenza, dovremmo dire che quelle che hanno energia prodotta in emissione 0 euro a megawattore in realtà dovrebbe essere quella prioritaria. Ma siccome sapete molto bene che l'energia rinnovabile in Italia è molto importante, sono stati installati oltre 21 gigawatt di tra fotovoltaico e eolico,
Ma chiaramente, se andiamo a vedere i prezzi di borsa, se andiamo a vedere in effetti qual è il vantaggio che noi abbiamo nell'aver adottato, pagato le fonti rinnovabili, viene il dubbio, anzi viene il dubbio certo, quindi certezza, che la priorità di spacciamento di fatto alle fonti rinnovabili non è così scontato. Il problema quindi è un calo della domanda elettrica a seguito di una crisi economica che ci sarà, ma invece di andare a valorizzare le fonti rinnovabili per motivi di sicurezza, ovviamente per motivi anche economici, questo dispacciamento viene di fatto superato da un dispacciamento un po' più tradizionale. Perché? Perché la questione prioritaria è la tenuta in sicurezza del medesimo sistema. Però in Italia è ancora una situazione ancora più complicata, perché sul dispacciamento ci sono diverse tipologie. C'è la tipologia del dispacciamento centrale e c'è la tipologia del dispacciamento decentralizzato. Bene, in Italia noi abbiamo quello che viene chiamato il central dispatching, cioè è un modello di programmazione di dispacciamento in cui i programmi di generazione e di consumo fanno riferimento a un unico soggetto che si chiama Terna. Quindi Terna è in modo centralizzato responsabile di quelle che è tutta l'attività all'interno delle varie zone. Questo modello pare, secondo me, poi lo vedremo, non è molto adeguato a quelle che sono le caratteristiche oggi dell'evoluzione del mercato dell'energia elettrica. Di conseguenza, gli altri paesi europei, in particolare tutti i paesi, purché l'Italia, mettiamola così, utilizzano un tipo di dispacciamento diverso, cioè il self-dispatching. Questo perché è fondamentale? Perché nell'introduzione delle energie distribuite e quindi non centralizzate, la gestione dell'immissione deve essere delegata verso non il centro, ma verso la zona decentralizzata. E quindi il self-dispatching basato sul portafoglio indica di fatto un modello di programmazione di dispacciamento in cui i programmi di generazione, cioè l'insieme dei programmi di energia elettrica da mettere in rete e dei consumi aggregati, siano demandati agli operatori che gestiscono gli impianti stessi. In questo caso sono gli utenti di dispacciamento, in alcuni casi, non certo in Italia, le multiutili piuttosto che il distributore. In Italia oggi, per un motivo che non si riesce ancora a risolvere, l'utente di dispacciamento corrisponde molte volte con chi vende l'energia, molte volte questa separazione porta di fatto non a una liberalizzazione se non sulla carta, ma a un spostamento da monopolio a oligopolio. Quindi vuol dire che pochi operatori si occupano sia del dispacciamento, sia della gestione, quindi della zona, e sia dal punto di vista della vendita di energia elettrica. Questo non porta certo uno scambio e una liberalizzazione, per cui abbiamo problemi di prezzo e di costi e di oneri di rete che non sono, diciamo, noti da oggi, sono noti da almeno dal 1999. Un altro modello di dispacciamento sempre più moderno è il dispacciamento di tipo nodale, cioè basato su un'unità. Quindi in questo caso si indica il dispacciamento di un modello di programmazione e dispacciamento in cui gli impianti di generazione e di energia e gli impianti di consumo vengono dispacciati direttamente su ogni singola generazione, non a portafoglio, ma in modo singolo sia sulla centrale piuttosto che sulla parte consumo. Ovviamente il dispacciamento diventa tanto più importante in realtà quanto più bisogna andare a risolvere un problema di base, che è il problema del bilanciamento, che porta poi attraverso le problematiche che vediamo negli ultimi anni a dei costi e degli oneri troppo importanti da non prendere in considerazione. Riassumendo, il sistema elettrico per stare in piedi ha bisogno di un operatore che gestisca le risorse del mercato del servizio del dispacciamento e ne regoli tutti, quindi un orchestratore, un capo orchestra che mette insieme la domanda e l'offerta. Poi su quello che riguarda la domanda si aprirà un capitolo a parte, perché è lì che si può costruire qualcosa di diverso rispetto alle attuali condizioni che stanno vedendo di fatto un sistema elettrico poco efficiente, oneroso e addirittura ultimamente molto critico dal punto di vista della consegna del servizio. Ecco, però prima di arrivare a questo le chiedo subito, visto che vedo nella slide sì, l'avevo preparata, sì, per fare come riferimento, prego.
Si vede nella slide la riserva primaria, la riserva secondaria e la riserva terziaria. Ma che cosa sono queste riserve esattamente? Perfetto. Beh, allora, quando ho messo questa slide su per come presentare il dispacciamento, queste sono le tre colonne portanti del sistema. Allora, per quanto riguarda, intanto per chiudere il primo discorso, il livello di gestione centralizzata del dispacciamento in Europa ha un altro operatore che si chiama l'ENSOE. L'ENSOE è, non è una parolaccia, è l'European Network Transmission System Operator, il quale aggrega tutti i TERN d'Europa. Quindi c'è un'organizzazione, una concertazione di TSO all'interno della Comunità Europea, sono circa 36, 42 operatori su 36 paesi, i quali insieme si scambiano le informazioni, si scambiano anche i protocolli, quelli che viene chiamato praticamente il più importante, i codici di rete, di come andare poi a ridistribuire sui vari paesi quelli che sono l'energia dalla Svizzera all'Italia, dalla Slovenia all'Italia, piuttosto che dall'Austria alla Svizzera. Quindi l'organismo centralizzato in Europa si chiama ENSOE. Per quanto riguarda invece la domanda che quali sono effettivamente, cosa vuol dire energia primaria, secondaria, terziaria, qui entriamo un po' nel tecnico, ma è fondamentale per capire quali sono questi parametri e qual è il loro valore. I principali parametri che caratterizzano ogni sistema elettrico nazionale sono di fatto la frequenza e la tensione di rete. Tale grandezza nelle condizioni di esercizio nominale rimangono all'interno di un certo range. La frequenza a livello europeo assume il valore di 50 Hz, mentre a livello nominale abbiamo l'altissima tensione che va dai 400 ai 220 kV, l'altissima tensione, fino ad arrivare ad alta tensione che vanno da un range da 150, 130, 60 kV sul livello della tensione. Quindi la tensione primaria, quindi la sua regolazione, che cos'è? Non è altro che si basa, quindi la regolazione primaria, che è fondamentale, quindi sono tre elementi per cui un sistema sta in piedi: la riserva primaria, la riserva secondaria e la riserva terziaria. E per far questo bisogna in tutti i modi fare un'attività di regolazione. La prima che si fa, la regolazione primaria, si basa su azioni automatiche che agiscono già dai primi secondi successivi ad una variazione di frequenza, che può avvenire perché manca un generatore, perché c'è stato un eccesso di domanda, perché è caduto un albero, se vi ricordate nel 2003, in Svizzera, e quindi c'è stato quel problema e non ce l'ha fatta a livello di rientro della frequenza, e quindi succedono, manca un servizio stabile, quindi i servizi diventa meno affidabile, e chiaramente si può incorrere in quelle che sono dei shutdown e dei blackout. Quindi la prima cosa da fare è che la regolazione della primaria tiene in piedi il sistema attraverso un regolatore automatico che viene messo a bordo dei generatori elettrici. Questa regolazione, di fatto, ha l'obiettivo di dare una prima risposta a quel disequilibrio tra la potenza generata e assorbita, e di arrestare, quindi, dovuto a questo problema che si viene a verificare, per un problema esterno alla rete, un problema, diciamo, di tipo probabilistico, ad arrestare la conseguenza e variazione della frequenza, perché se cambia la frequenza si va incontro a quel problema che dicevo di deterioramento del servizio fino ad arrivare a blackout. Ma questo non riesce a ripristinare la frequenza sul suo valore nominale che abbiamo visto, che è 50 Hz, a causa di quello che viene chiamato lo statismo del regolatore. La seconda fase, quindi una volta sistemata la prima, entro quei secondi che abbiamo detto, 30 secondi, poi dai 15 minuti in poi entra la regolazione secondaria. Che cosa vuol dire la regolazione secondaria? Quindi parte dai 200 secondi in poi, si basa su azioni automatizzate che hanno lo scopo di riportare la frequenza al suo valore nominale, ma interviene con tempi più lenti nell'ordine di decine di secondi. Considerate che tutto quello che stiamo dicendo è fatto in modo automatico, almeno sulla primaria, secondaria, invece sulla terziaria interviene direttamente terna a chiamata. Quindi nella terziaria invece, che non è automatizzata come sistema, viene chiamata da terna la risorsa e serve, a differenza delle altre due, a ripristinare quello che è il margine di riserva. Quindi superato la prima, con la primaria, la secondaria, lo shock immediato che può condurre a un sistema instabile, a quel punto il gestore riesce, attraverso la sua mappa
della generazione a chiamare le risorse a servizio del bilanciamento per andare a ricostruire i margini della riserva. La regolazione della frequenza quindi è effettuata ad oggi da Terna da unità di produzione con potenza nominale maggiore ai 10 MVA, ad eccezione però di quelle che sono alimentate da fonti rinnovabili di tipo non programmabile. Quindi la riduzione di gruppi termici, quindi il decommissioning, ridurre i gruppi termici a favore dei gruppi da fonti rinnovabili, quindi dell'inverter, cosa introduco magari un problema che vorrei esplicitarlo meglio dopo, introduce quello che è una graduale diminuzione della capacità regolatoria del sistema. Quindi introducendo più fonti rinnovabili e riducendo la parte inerziale da rotore e statori meccanici, si può avere un impatto negativo sulla sicurezza del sistema. Quindi, analizziamolo bene questo discorso. Quindi, in sostanza, noi più immettiamo nella nostra rete elettrica potenza generata da impianti eolici e fotovoltaici, soprattutto, che come sappiamo il fotovoltaico genera corrente continua, non genera corrente alternata, quindi richiede la presenza di inverter, che sono dei componenti elettronici che trasformano la corrente da continua statici, ad alternata, ma lo fanno, statici, esatto, ma lo fanno in maniera non perfetta e soprattutto non c'è, diciamo, un rotore, una turbina che gira come avviene per i grossi impianti termoelettrici che, diciamo, sostanzialmente mi rappresentano una grossa inerzia, è come un'automobile che si sposta, una grossa nave che si sposta, ci vuole un bel po' prima di farla fermare o prima di farla partire, mentre invece io col fotovoltaico questo non ce l'ho. Cosa succede se io aumento di molto la percentuale di fotovoltaico nella mia rete elettrica? Il disastro. Il disastro non da un punto di vista fisico, il disastro dal punto di vista econometrico, in primis. Poi andiamo a fare le altre. Se io dovessi aumentare, andiamo a vedere intanto da un punto di vista della, diciamo, da un punto di vista fisico, no? Prima, e poi andiamo a parlare dal punto di vista, economico. Quello che ha detto prima lei sta a indicare la capacità del sistema a un'operazione di resistenza verso uno sbilanciamento che si avviene tra la generazione di energia elettrica e i carichi, ma è nei primissimi istanti dopo una perturbazione dovuta a un evento esogeno. Questo, come vede sulla presentazione... Chiedo scusa, giusto per chiarire, che cosa può essere questa perturbazione, nel senso di fisicamente di cosa stiamo parlando? Un traliccio dell'alta tensione che cade? Sì. Allora, un traliccio all'alta tensione, un attacco... ora si parla di attacchi informatici, in Italia mi scappa un po' da ridere, però il cambio, se io controllassi 10 centrali da 200 mega in una particolare zona, cambiando di colpo quello che è il programma, vado a creare dei sbilanciamenti sulla zona e chiaramente anche sulla parte, diciamo, del cross border si crea un'instabilità per cui il sistema non riesce a bilanciare questo eccesso o questo difetto. Quindi è riconducibile a un problema endogeno di tipo un attacco dall'interno, un traliccio che viene abbattuto da un albero, problemi di si ghiacciano le linee perché c'è problemi meteorologici, cioè tutti quegli eventi che possono capitare. Per esempio l'8 gennaio dell'anno scorso, lo sanno in pochi perché l'Ensove l'ha tenuto un po' nascosta sta cosa, il problema è stato che a nord c'era una fortissima quantità di energia elettrica da eolico, quindi tutti gli impianti offshore verso l'Islanda e Svezia in particolare, dalla parte sud dove arriva sempre il problema, quindi stiamo parlando del Montenegro e dai Balcani, c'era una forte richiesta perché le temperature erano molto più alte rispetto alla norma. Allora lei dice, ma come fa dai Balcani a creare un problema all'Italia sapendo che dall'altra parte l'energia è troppo sulla parte svedese? Ecco, siccome l'energia elettrica, quando è connessa, può creare queste, quindi nessuno aveva dato per scontato il base load, che è fondamentale, per andare a coprire questa mancanza o questa eccessiva richiesta dovuta a una variazione termica, e chi ne stava pagando le conseguenze? Ne stava pagando le conseguenze l'Austria, la Slovenia, e l'Italia è intervenuta con una decina di
di carichi interrompibili, andando a ripianare dal punto di vista dell'inter border zone quella che era questa situazione. Di questi problemi ce ne noi sono abbiamo parlato di questo evento sulla pagina. Sì, beh, perfetto. Ci chiedono dal pubblico se è normale che continuiamo a vedere la stessa slide. Sì, certo. Poi diciamo che quando passiamo sulla questione della flessibilità e della domanda, ne avremo un bel po' da vedere, quindi prepariamoci a un limite di tempo, volevo chiedere questa informazione. Di solito noi non andiamo avanti più di 2 ore, a volte abbiamo fatto anche 3 ore, però poi la gente comincia a sbarellare. Ecco, ma infatti volevo condensarlo un po' prima. Sì, poi vado avanti con la presentazione. Quindi la risposta è questa: da un punto di vista esogeno, che sia il medio, che sia un evento particolare, si può creare una mancanza improvvisa di un generatore o di un sistema di assorbimento, perché sapete che lo sbilanciamento sia in eccesso che in difetto crea problematiche di rete. Spero di aver risposto. Quindi sono situazioni non calcolabili a prescindere, ma sono talmente rare che devono capitare una volta ogni 20 anni, dicono così in letteratura. Lo sbilanciamento purtroppo capita ogni 4 secondi, prego. Ma quindi ci deve essere un quantitativo minimo di impianti, diciamo, tra virgolette, tradizionali, quindi impianti termoelettrici, con turbine. Sì, per forza. Per forza. Possiamo mantenere. Ok, ma diciamo, abbiamo già in letteratura, insomma, dei valori indicativi di quale deve essere la percentuale indicativamente di impianti tradizionali sul totale, o dipende troppo dalla situazione di quella specifica rete elettrica? Allora. Questa domanda introduce, vedete le slide, vero? Sì. Introduce un problema. Questo è il problema che io... Allora, lei mi ha fatto una domanda molto precisa. Lei mi ha detto qual è la quantità minima, se ho capito bene, no? Qual è la quantità minima che devo garantire alla rete per non avere questo problema. Bene, finora qualsiasi persona, qualsiasi operatore avrebbe risposto: bisogna avere un baseload che sia 40% costituito da idroelettrico, geotermico, io direi anche nucleare. Possiamo dire qualsiasi cosa, ma direi una cosa che non ha assolutamente alcun senso. Non è una bestemmia, è una riflessione ventennale. Perché in Italia, dal 1883, quando fu fatta la prima centrale a Milano, si è sempre parlato di energia in emissione. Ma mai nessuno ha parlato della cosa più importante, cioè questa energia a chi serve, quanto serve, come serve. Cioè parliamo della domanda. Ora, se voi vedete la presentazione, magari la metto così che è anche meglio, la vedete ora? Sì, la vediamo. Perfetto. La rete elettrica è incentrata sulla programmazione della produzione. E sapete una cosa? Che la previsione del consumo è su base statistica. Questo problema è un problema che ha portato tutto il resto ad avere installato oggi in Italia 119 gigawatt di potenza, con una richiesta di base media dai 46 gigawatt ai 50 gigawatt, e ci vengono a dire che abbiamo un problema di energia. Certo che abbiamo un problema di energia, perché non conosciamo come funziona il sistema consumo. Gli scambi informativi oggi avvengono esclusivamente tra gli operatori di sistema, senza un coinvolgimento dei consumatori. La conoscenza effettiva delle esigenze della domanda risulta pertanto superficiale, per poter programmare in anticipo il delicato equilibrio di rete. Io ho scommesso, ma non io, ormai il mondo l'ha capito, che il regolatore della potenza è di fatto il regolatore del sistema elettrico. Il bilanciamento non si deve fare solo ed esclusivamente con le centrali, perché porta ad altri sbilanciamenti, vi faccio vedere come, ma deve essere basato su un pivot, praticamente, che è basilare alla regolazione stessa. Tradotto, questo concetto è molto semplice, è una cosa del genere. Io mi sono permesso di dare questa definizione. L'energia elettrica non deve essere immagazzinata, non va prodotta a prescindere, andrebbe lasciata libera, ma programmando la sua nascita, cioè da quando nasce, alla sua morte sistemica nel contenitore domanda, la quale ne regola l'esistenza nell'ecosistema a vasi comunicanti. Di fatto,
i miei studi, i nostri studi, hanno fatto in modo che quello che veniva visto al sistema come un limite non era altro che un vincolo sistemico. Superando, trasformando un limite in vincolo, i matematici vengono a insegnare, si crea un sistema che di fatto è flessibile, che è la terza strada dell'energia. Questa rappresentazione è molto interessante di un bel libro americano di Peter, si chiama Peter Fox Penner. Cosa fa vedere? Fa vedere che l'energia elettrica è assimilabile a una sorgente che pompa acqua in vasi alla stessa altezza e c'è qualcuno che va a usarla. Chiaramente i vasi sono comunicanti e che succede? In base alla regolazione si regolano i pozzi che sono di fatto il sistema di dispacciamento. Oggi in Italia, in realtà anche nel resto del mondo, ma particolarmente in Italia, tutto ciò che è consumo non viene minimamente, ripeto, considerato. Questo porta ad avere una società importante come Terna a vedere il problema sempre dalla produzione. È un errore micidiale, ha un costo che parliamo di oltre 5 miliardi l'anno che paga il consumatore e incredibilmente lo sbilanciamento, vi farò vedere, in Italia viene causata dagli stessi che dovrebbero correggerlo. Io spero tanto che qualcuno mi faccia delle domande molto molto tecniche su questa cosa su cui ci stiamo arrivando. Quindi l'approccio è, per andare a risolvere questo problema bisogna conoscere il base load. Non sarebbe altro che il livello di conoscenza tale per cui lo posso calcolare se so quanta domanda devo soddisfare. Ecco, ma riguardo a questo, noi sappiamo che adesso indicativamente il base load italiano è all'incirca di 20-25 gigawatt, no? Indicativamente. E, utilizzando, come molti propongono in maniera molto diffusa, le smart grids, no? La tecnologia smart grids o la tecnologia vehicle to grid, no? Che è quella tecnologia, lo ripeto per chi ci ascolta, che sostanzialmente permetterà, quando avremo molte auto elettriche in circolazione, di scambiare energia elettrica tra la rete e quella immagazzinata nelle batterie delle nostre auto nel momento in cui saranno connesse alla rete stessa. Ecco, utilizzando queste tecnologie potremmo in qualche modo andare a, diciamo, modificare questo carico base e adeguarlo ai sistemi di produzione, oppure no? Assolutamente. Quello che lei ha detto in questo momento è qual è il sistema per... sta chiedendo l'ottimizzazione dei sistemi. Il sistema si può ottimizzare attraverso modelli matematici, algoritmi e tecnologia. L'insieme di questi due soggetti si chiamano smart grid, cioè la virtualizzazione della rete per andare a regolare di fatto la rete sottostante. Quello che è fondamentale capire, però, vero, ma da dove parto? Per capire questo è un mezzo, da dove parto? Ecco, partiamo da qua. Che cosa è questo? L'unità di consumo. Il problema è questo, devo sapere io in che modalità consumo il mio sistema. Quindi devo creare una mappa dinamica dei profili, i quali mi dicono per ogni zona, per ogni distretto, per ogni building, le modalità di consumo di quella casa, di quella fabbrica, di quell'azienda, di quel centro commerciale, rispettando dei vincoli che sono la temperatura all'interno dell'ospedale, che io posso chiamare come iso comfort, il numero di pezzi fatti al minuto, che posso chiamare isoproduzione. Facciamo un esempio molto semplice. Che cos'è l'isoprod? In ambito industriale è l'unità di prodotto di riferimento della trasformazione lungo la sua filiera. Devo fare 50 pezzi al secondo. Facendo 50 pezzi al secondo devo andare a capire qual è il mio tipico assorbimento e questo tipico assorbimento lo devo tradurre poi in accoppiamento con la centrale. Chiaramente cosa devo fare? Devo sapere la materia prima e per la trasformazione, quindi tutte le informazioni relative al ciclo produttivo diventano una mappa elettrica. Stessa cosa nell'ISO Comfort, in ambito ospedaliero, 22 gradi di centigradi all'interno delle stanze di degenza, 35% riciclo, 100 lux al metro quadro. Chiaramente devo sapere quanto la stanza è occupata, quanto è attiva o non attiva il servizio. Cosa posso fare? Andando a modellare quello che è la parte del profilo del termico, io riesco a capire il profilo elettrico e quindi associare dal punto di vista elettrico la giusta coniugazione, che sia essa di tipo base load, termico, nucleare o quant'altro. Ora, la cosa più importante di tutto questo ragionamento sta qua. Che cos'è il base load? Come si calcola? Funziona così.
Questo è la prima cosa da capire. Ogni processo industriale, ogni sistema di consumo ha un suo profilo tipico caratteristico. Sono stati individuati, non in letteratura, questo l'avevo individuato io 20 anni, non fu brevettato e quindi è di pubblico dominio, che va benissimo. Sono 4 tipologie. Se lei vede, flat vuol dire è un tipico profilo di assorbimento dovuto al data center. Il data center consuma sempre allo stesso modo, oppure un ciclo di freddo, e gli scostamenti sono dovuti alle variabili di esogeno, cioè il 60% è dovuto di scostamenti al cambio della temperatura e umidità relativamente alla zona. Il titolo impulsivo sono tutte le tipologie di passaggio e trasformazione della materia prima, ad esempio fornaci piuttosto che acciaieria. La ciclico sono quelli che stanno soffrendo di più in questo momento, che quelle che stanno chiudendo, si chiamano vetrerie, cementifici e ceramisti, cioè il ciclo produttivo dipende da una componente esogena e da una componente endogena del sistema, quindi anche le cartiere. E poi c'è il tipo ordinario. Qui ci ricordiamo tutti che è casa nostra piuttosto che l'ufficio delle poste, piuttosto che. Questi 4 profili cosa fanno? Vanno a identificare, devono essere mappati, estratti da ogni tipologia di consumo all'interno di un'azienda, all'interno di una zona elettrica. Questo manca, perché Terna ci racconta che la domanda è basata su una regressione statistica annuale. Non è vero, è sbagliato, perché se io so perfettamente come consumo, so perfettamente come accoppiarlo. Gli americani lo chiamano demand response, io lo chiamo il load shaping. Ora, se io questi 4 profili li metto insieme, li aggrego, e c'è la legge, la delibera del 2019, che dice che è possibile aggregare domande e offerte e partecipare ai mercati del dispacciamento, per cui oggi sono stati spesi 5 miliardi e il risultato è zero, perché sono stati regalati degli incentivi, ma nessuno è in grado di andare a modulare, perché vedono tutti l'opportunità di mettere energia elettrica. Errore più grave, perché vi faccio vedere il valore dal punto di vista del costo e del prezzo marginale a modulare un consumo piuttosto che andare a modulare una centrale di qualsiasi tipo esso sia. Mettiamo insieme queste cose, succede una cosa che in matematica è l'aggregazione, la suddivisione di quello che è un profilo. Quindi il profilo in Italia della rete elettrica è questo. C'è una parte base load. Dire solo che queste slide per me sono bellissime e ci stanno chiedendo dal pubblico se poi sarà possibile condividerle, oppure se le vuole tenere. Questo io lo chiedo a voi, visto che la proprietà intellettuale è la mia e l'ospite chiede a voi, quindi con molto piacere, se voi date l'ok io le posso dare, certo. No, per noi va benissimo, anzi, queste slide magari le riciclo anch'io in qualche presentazione, perché sono davvero interessanti. Spero che certamente ci stiamo seguendo, stanno facendo molte domande, ma ripeto, le domande dal pubblico le facciamo. Ma a me piace, diciamo, io non voglio fare una lezione, perché non sono certo, ho visto i professori come sono bravi. Io sono qui per portare un approccio diverso e discutere insieme agli esperti delle soluzioni che ad oggi, mi dispiace dirlo, non le vedo. Però bisogna capire dov'è il problema. Io l'ho esaminato, l'abbiamo risolto, l'abbiamo testato, ma noi non siamo nessuno, non siamo Terna, non siamo l'Enel, e quindi devo far conoscere l'alternativa, perché la soluzione nel mercato elettrico è questa. Io voglio fare una domanda a voi, a lei e agli ospiti, che io non vedo. Ve la posso fare? È una domanda provocatoria, mica per nulla. Cioè, voi quando andate... Ok. Quando si va a comprare il pane, giusto? Dal fornaio, cosa succede? Lei va a prendere 10 panini. Io vado a prendere 5 panini. Cosa fa il fornaio, il venditore? Vede che ogni giorno arrivano 5 panini da me e 10 da lei, e sono 15. Cosa fa lui? Va a comprare la farina per 15 panini, giusto? Ok, lo compra magari anche con un derivato, sa che noi andiamo sempre lì e che sono tendenzialmente 15, 10, 20 al giorno. Quindi la domanda di richiesta di panino ha fatto in modo che il fornaio andasse a reperire la materia prima, che è la farina. Ora passiamo da un punto di vista elettrico. In questo caso, dal punto di vista economico, la domanda sta pagando l'offerta. Dal punto di vista elettrico, tutto questo ragionamento keynesiano, libertario, libero, non esiste. Strano, ma ti dicono così: io produco energia elettrica a prescindere di quello che serve,
tanto qualcuno la pagherà. La pagherà in senso, la pagherà sia in termini monetari che la pagherà. Quindi l'energia elettrica viene prodotta o se vado a prendere il panino o se passo diritto. E lo sa perché? Perché lo Stato incentiva questo comportamento. Ma chi è che paga? È l'utente finale, che per me è l'industria, che per me è la famiglia. Se non siamo tutti l'industria, noi, no. Siamo tutti noi, che poi il motivo... mi metto in mezzo. Che poi il motivo per cui si arriva a fenomeni come il curtailment, e qua tra l'altro approfitto, posso condividere un grafico io che ma ci mancherebbe altro, io, lei è il padrone di casa, prego. Questo grafico mi è arrivato proprio qualche giorno fa e dimostra... vediamo ancora io vedo ancora la presentazione di Roberto. Tolgo la mia. No, adesso... Ci sto arrivando, che l'ho dovuto scaricare un attimo, perché ce l'avevo aperto. Faccio io o fa lei? No, faccio io. Allora, qua okay. Faccio rimuovo. Lei non tocchi niente, perché dopo lo riaggiungo il suo grafico. Allora, adesso faccio condividi schermo finestra, e questo è il grafico che volevo mostrare io. Questo è l'andamento del curtailment in California negli ultimi anni. Cos'è successo? La California negli ultimi anni ha installato sempre più potenza rinnovabile. Ma il risultato non è che sono scese le emissioni o che hanno sostituito i combustibili fossili, è semplicemente che hanno sprecato più energia. Cioè ogni anno, qua si vede proprio 2019, 2020, 2021 ci sono stati i lockdown, qua si vede anche molto bene come dire, il curtailment che sale fino a poi prosegue lineare. 2020 e 2021 hanno avuto profili di consumo molto simili perché ci sono stati lockdown. 2022 siamo già su una forte crescita. Questa è tutta energia che viene prodotta, pagata e buttata via. Questo le posso era... dire quanto vale l'energia buttata ogni giorno? All'anno? In Italia? Sì. Vi sta anticipando una cosa, perché io ero soltanto a scaldare i motori, però noi paghiamo senza nessun tipo di ragione per un problema creato dai produttori. Ah, io sono qui che non vendo elettricità, non vendo torio, non vendo efficienza, ma come tutti coloro che non sono sani di testa hanno una visione del 2004 e vogliono cambiare il settore elettrico andando a pescare da un'altra parte. Questo è quello che volevo dire, cioè il mio approccio è un approccio sistemico a sistema, risolutivo a sistema, o pensiamo di aver risolto una parte. Ecco perché è fondamentale confrontarsi, perché non confrontarsi, l'approccio ideologico porta alla rovina attuale. La cosa che ha detto lei è talmente incredibile e bella. Io conosco molto bene il sistema CAESO californiano, non volevo andare fino in California, ma sinceramente quello che lei ha detto è una cosa molto semplice. Aggiungo fonte di tipo intermittenza, aleatorie stocastiche, certamente, ma il base load, che tanto piace ai fisici e sinceramente anche a me, qual è, com'è e quanto vale? Bene, nessuno lo sa. Quel nessuno lo sa ci costa 5.121.935.048. Quello 048 l'ho calcolato, e mica perché me ne invento i numeri, sono numeri che potete trovare su Terna. Stranamente, invece, su Lenzo ti danno anche CSV, che puoi fare delle regressioni, ti ci puoi un po' divertire. Sono dati ufficiali, non sono dati di Roberto Quadrini o di Luca Romano. Puoi ripetere la cifra? Sì, no, ma è scritta qua. No, glielo dico, glielo ho scritto qua. È scritto qua perché i numeri sono importanti, ma è importante. No, è giusto, perché così quando uno me lo chiede, io so esattamente quanto ci costa ogni anno il curtailment. 5.185.177.379. È quello che è stato pagato da noi, che è stato pagato in termini di incentivi. Il valore del sbilanciamento italiano è 5.265.225.878. Che sono 40 terawattora, circa il 17% dei 283 terawattora del sistema elettrico Italia. Stiamo parlando che solo l'industria paga 35%, essendo lei un consumatore di 125. Io sono molto legato all'industria, perché penso, da un punto di vista sociale, che l'industria è l'abbazia che aiuta i disperati, che sono le famiglie.
se abbattiamo l'industria, praticamente il sistema non regge più. Concordo totalmente. Abbattiamo l'Italia se abbattiamo l'industria. È praticamente l'Italia, sì, però non si parla di industria, perché l'industria dovrebbe essere il vero operatore che va da Terna e gli dice: caro signore, dal 1883, io spero che c'è qualcuno di Terna che mi faccia una domanda, così ci divertiamo un po'. Dal 1800, sono stato in Terna nel 2017 e l'unica domanda che mi hanno fatto, mi ha fatto piacere, ma la risposta è stata tanto cortese da parte mia, perché sono così, perché non l'abbiamo pensato noi? E la risposta è: perché voi guardate altro, non guardate il sistema. Io non c'ho niente da fare, mi sono guardato tutti i sistemi e sono andato alla risorsa a vedere. Terna è una grande azienda, ma guarda solo la produzione. In Italia la cosa più importante non è la produzione, ma è il consumo, che è totalmente ignorato. Confindustria o la parte industriale, se la mettiamo insieme, sono 125 su 283 terawattora. Secondo voi l'industria non potrebbe essere il secondo operatore che dice: si fa così alle mie condizioni? Cioè, chi va a comprare il panino dal fornaio, che è Terna, dovrebbe essere l'industria. Ma questo è un discorso diverso, non possiamo farlo. Però, da un punto di vista... Però è un discorso interessante, perché, per esempio, il mismatch tra produzione e consumo, ne parlavo qualche giorno fa su Twitter, perché c'è stato di recente il discorso della Francia, che ha una flotta nucleare superiore alle sue esigenze. E questo perché? E infatti fa operare i reattori con una capacità ridotta. E questo perché? Perché quando hanno costruito il loro programma nucleare avevano previsto un aumento dei consumi che poi è stato minore di quello che avevano calcolato. E quindi loro hanno costruito reattori pensando che la curva di aumento dei consumi sarebbe stata più ripida, e invece è stata più piatta, e adesso si ritrovano potenza in eccesso. Scusi, Luca, loro hanno pensato che hanno fatto un forecasting e poi hanno sbagliato, giusto? Sì. Ecco, ma la domanda, la vera domanda è, la domanda non è un ossimoro o una aporia, la domanda si può calcolare, si può mappare, e gli italiani sono i più bravi al mondo a farlo. Io posso dire fra un quarto d'ora cosa farò. Il mondo è al quarto d'ora. Avete visto prima il grafico? Un quarto d'ora prima io posso decidere cosa succede un quarto d'ora dopo. Abbiamo i migliori matematici, il miglior politecnico, le migliori risorse, i migliori professori, e tutti a guardare i flussi in ingresso. No, i flussi in ingresso vanno dispacciati se la domanda lo richiede, perché se la domanda non richiede, ci accorgiamo che ci sono 20 gigawatt di energie non rinnovabili che possiamo mandare via. Invece più aggiungiamo rinnovabili e più importiamo gas. Questa è una cosa folle. Ma tutto questo, permettetemi, volevo questa comprare, è musica per le nostre orecchie, sono cose che noi musica, cerchiamo, cioè, di... Ma io voglio arrivare al Virtual Power Tunnel. Però per arrivare... Mi sono scaldato, devo dire la verità. Tra l'altro ho messo anche una maglietta celebrativa. Questa è la maglietta del grande Tesla, che quando inventò il motore alternatore. Quindi mi sembrava il momento giusto per poterlo avvicinare. Il problema più grosso dove sta? Capire qual è il problema madre. Tutto questo che è stato detto è riconducibile a questa cosa. E vi chiedo di condividere o meno. La rete nazionale si manifesta verso questo è sistemico il modello, un modello centralizzato, unidirezionale e monolitico. Questo è il problema. Da che cosa è causato questo? È causato la relazione tra la domanda e l'offerta, cioè la relazione formale, informatica, tra l'operatore Terna, l'utente di dispacciamento e DSO è assolutamente inconsistente e nefasta per il sistema. Se entriamo nel dettaglio, mi dispiace, io voglio resettimare. Se volete, facciamo una sessione lunga. Ogni singola delibera è una follia verso il consumo. Ogni singola delibera. L'ultima delibera, dal 2019, che ha tirato fuori le UVAM, hanno regalato 222 milioni. Scusate, questo io non reggo. Fatemelo vedere. Hanno tirato fuori 222 milioni per incentivare 272 UVAM che dovevano essere unità virtuale abilitate miste tra mettere insieme, lo sapete benissimo. Sapete che queste ci sono... La parola ripeta perché magari lo sappiamo io e Luca, però magari tutti quelli che ci ascoltano... Terna, la comunità europea ha dato una delibera, 944, bla bla bla, le prime, tutte le altre, vi faccio tutto l'elenco, non faccio l'avvocato, comunque sono delibere
le delibere devono essere accettate, i regolamenti devono essere codificati con le direttive italiane. L'ARERA ha codificato il progetto UVA 300 del 2019 dicendo facciamo le UVA, unità virtuali miste abilitate. Nella stessa provincia, ad esempio Milano, possiamo mettere insieme una centrale di cogenerazione con un'acciaieria, metti insieme domanda e offerta e fai in modo che la tua, il tuo baseline, il tuo programma, come le ho detto io, domanda e offerta, sia una risorsa per il settore del bilanciamento verso terra. Benissimo, hanno incentivato questa cosa. Incentivare cosa vuol dire? Dare i soldi per fare che cosa? Mettere i sistemi di misurazione e quant'altro. I soldi non sono stati usati, probabilmente, perché? Perché non si sa, perché i numeri che non sono miei, sono di Terna, non sono i miei, ho scritto dove li ho presi, sono questi. La capacità delle UVA pagate da noi sono 5 giga, 5,2. Sono stati modulati dal 2019 fino all'altro ieri, l'altro ieri, 6,7 gigawattora su un totale di sbilanciamento nazionale di 40.000. La matematica non è un'opinione, 0,017 di impatto, sui 5 miliardi. Cioè, noi abbiamo regalato, noi abbiamo pagato agli operatori, 222 milioni, gli operatori hanno apportato al sistema elettrico nazionale di tutti 638 mila euro. È uno scherzo? No. Sapendo che 638 mila euro è lo 0,012 di 5 miliardi 265 che noi ogni anno dobbiamo pagare. Come dobbiamo pagare? È una tassa. È una tassa. L'energia elettrica fatta in questo modo è una tassa. Vedete poi invece i prezzi come sono ex ante e MB. Ex ante è la programmazione, MB è quello che viene chiamato. E lo sapete chi vengono chiamati per andare a regolare i famosi 40 gigawattora? Secondo voi vengono chiamati gli industriali a spegnere o modulare l'altoforno? No, vengono chiamate le stesse centrali. Lo sapevate? Quindi sì, stiamo incentivando due volte la centrale, prima e dopo. L'altro giorno... Lo immaginavo perché so come funziona, i mercati della, perché ci sono i mercati della capacità, del bilanciamento, delle riserve. Quindi... Guardi, Luca, sta entrando proprio nella data del leone, la ringrazio, mi sta dando proprio l'autostrada. La capacità 4 miliardi 174, 222 e l'interrompibile, uno scandalo a cielo aperto, uno scandalo, oltre 675 milioni. Tutta sta manfrina fa 5 miliardi 185. Pagati da noi dal 2019, l'asta madre vale fino al 2024 per avere, solo per le UVAM, 638 mila. Sapete quante volte sono chiamate interrompibili? Mai. Perché? Ma secondo voi le acciaierie già non lavorano? E poi vi dico un'altra cosa che nessuno sa. Se io ho un'acciaieria che ha l'interrompibilità 126 mila euro l'anno per megawatt messa a disposizione e l'acciaieria chiude perché sull'MGP il prezzo di energia elettrica è oltre 200 euro, secondo voi lui può spegnere quell'altoforno? Diciamo che questa è la domanda, bene. No, come fa a spegnere una cosa che è incentivata perché deve essere chiamata per essere spenta quando ci sarà uno sbilanciamento? Questa è la follia, che arriva da un livello di incompetenza mostruoso. Io cerco tanto di capire un confronto, ma scappano. Vabbè, ma noi siamo qua. Allora, faccio una provocazione perché queste cose peggio di questa qua non so cosa possa essere, però prego. No, nel senso che quando si vedono tutte queste cose viene il sospetto, almeno a me viene il sospetto, lo tengo per me e poi insomma ditemi voi, che sostanzialmente non ci sia una, non sia un caso. Cioè un'azienda, le aziende che vendono energia hanno tutti gli interessi a tenere questo sistema, perché alla fine è il consumatore a pagare. Adesso non voglio fare nomi perché sennò poi qui i nomi non si fanno, ma sono gli operatori, sono quei 394 e 4 che comandano, cioè non è che c'è bisogno di fare nomi, incominciano tutti con la E e finisco con l'altra lettera. Esatto, cioè nel senso se io sono un'azienda che vende energia elettrica, ok, non faccio nomi, vendo energia elettrica e so di questo sistema, io penso che lo sappiano al loro interno, non ho nessuna convenienza a modificare questo sistema, anzi dirò installate sempre più fotovoltaico, sempre più eolico. Lei posso fare un complimento, quanti anni ha? È giovane, no?
Io ne ho appena fatti 28. Lei è molto intelligente, complimenti. Io no, ma nel senso, sono cose che vanno studiate. Sono cose che non si sentono tutti i giorni. È no, così. Sono cose che vanno studiate perché obiettivamente poi uno ci si perde. Però perché spesso si fa fatica a capire chi è che ci... Cioè, quando si dice le rinnovabili convengono, no? C'è quasi una presa in giro di fondo, perché la domanda è: convengono a chi? A chi? A chi? A me consumatore o io azienda che ti vendo energia con le rinnovabili? Perché questo è il punto. Cioè, ne posso far vedere? Ora ha scatenato il putiferio, però gli faccio vedere una cosa fondamentale. No, gli faccio vedere una cosa, però chiedo a Luca o a tutti i presenti che vogliono osteggiare. A me piace il confronto, perché col confronto probabilmente molte volte si trovano dei punti di congiunzione, no? Altrimenti uno fa il professore e va all'università. Questa cosa è molto interessante. Vede, quando si dice che l'UVAM era risolutiva, voleva dire che io potevo usare il mio processo produttivo con gli algoritmi che faccio vedere, ma poi andiamo sull'equazione differenziale, non problema, però io vorrei parlare di principi, io ho tutto a disposizione, vi lascio tutto. Però vede, questo è la vera differenza. Bisogna studiare il sistema dentro. E dico questo, se la differenza di metodo tra le centrali elettriche, sia esse programmabili che rinnovabili, contro la modulazione di un consumo, cosa succede? Da un punto di vista fisico, se io devo rispondere a Terna che deve salire, vuol dire che io devo immettere più energia elettrica, io che ho centrali. Quindi devo aumentare la mia produzione. Per rispondere a una chiamata di bilanciamento vuol dire che mi chiedono che ci sia più disponibilità di energia elettrica. Il consumo è come un ciclo inverso di Carnot. Il consumo cosa fa? È il frigorifero. Diminuisce i consumi, dall'altra parte la rete si vede aumentare la potenza disponibile, che è virtuale, perché se io non consumo la tua potenza ce l'hai già. Quindi mi scusi, mi fate capire, il processo industriale batte 10 a 0 qualsiasi fonte rinnovabile. Qualsiasi, perché quello diminuisce il consumo, quello deve immettere dentro. Da un punto di vista invece opposto, se devo salire, quindi se io devo diminuire i consumi, nessuna centrale vorrà diminuire l'immissione, ma vorrà sempre aumentare. Dall'altra parte il cliente invece cosa deve fare? Deve aumentare perché sta producendo. La domanda è: ma se l'operatore mi dà i soldi per avere l'incentivo ed è lo stesso operatore che mi vende l'energia elettrica, è lo stesso operatore che lo vende in dispacciamento, avrà mai l'obiettivo di farmi risparmiare o di ficcarsi in tasca il 20% di quella transazione sapendo che l'energia elettrica la sto vendendo io? Questa roba qua come si chiama? Questo è il fallimento. Il fallimento è questo. Sarà un problema di conflitto di interesse? No. È un problema di regolazione? Sì. La mia domanda è: chi ha scritto le regole? O qualcuno che l'ha fatta apposta? Io non credo. O qualcuno che non ci capiva nulla? Credo di sì. Sono d'accordo con la seconda ipotesi. È molto probabile che chi ha scritto queste cose non ne capisce nulla, ma perché in Italia le cose vengono fatte così. La mia domanda però, ecco, a questo punto mi viene da farle una domanda. Allora, anche supponendo di realizzare una rete come lei pensa che andrebbe fatta, quindi lei mi sta dicendo che la rete dovrebbe essere basata, diciamo, su una... Cioè dovrebbero essere i carichi industriali a seguire il carico di rete sostanzialmente, più che il carico di rete a seguire l'industria. Dico bene, è corretto? Ha detto perfettamente la questione. Guardi, okay, no, è anche per fare un riassunto e semplificare la cosa per i nostri spettatori, che alcuni magari non hanno magari facilità a seguire queste cose un po' tecniche, quindi ci tenevo anche a precisarlo. Certo. Quindi prego. Vede questo? Okay. Vede questa cosa qui. La domanda elettrica è composta, tutti i profili che le ho fatto vedere si riducono sempre in tre componenti sostanziali. Una parte baseload, che ci piace a tutti ed è fondamentale per l'esistenza stessa della civiltà elettrica. La seconda è l'ancillare, cioè sono quelle quantità di energia che servono per attivare un altro elemento chiave. È un transitorio tra uno fisso, monolitico, strutturato, e vi sto dicendo che è nucleare, perché l'idrico non c'è più,
perché è geotermico, è quello che è. Qual è l'altra fonte di energia che dipenda strettamente dalle sue condizioni endogene e non da problemi esogeni, come ad esempio che non piove, i bacini sono vuoti, piuttosto che non riescono a ripompare l'acqua? L'idrico era la cosa più importante che avevamo in Italia, io non faccio politica, ma un approccio ideologico di questi che vanno in giro a protestare col cartello verde, vogliamo salvare il mondo e chiudere le diche, ha portato ad avere un baseload basato sul gas. Il baseload, e vi faccio vedere come ho pensato, deve essere fatto probabilmente da qui nei prossimi anni, pensato probabilmente con due centrali di tipo diverso, vi dico anche la taglia, vi dico dove e che cosa risolvono. Secondo me, una piccola precisazione, tutto quello che vi ho detto, noi abbiamo dei progetti in corso, sto reperendo, stiamo aggregando potenza e per andare da Terna mi devo qualificare, non posso andare con la maglietta, mi devo mettere giacca e cravatta, e la giacca e cravatta vuol dire diventare il BSP. Ora, siccome il Balancing Service Provider, come dicevo prima, sono espressione degli operatori per vendere energia elettrica, non c'è nessuno in Italia, in Europa, forse in Inghilterra ce n'è uno, BSP indipendente, cioè colui che non vende energia elettrica, ma fa della tecnologia un sistema per vendergli la flessibilità, che è l'invenzione che io ho fatto. Io ho inventato la flessibilità attraverso un sistema di programmazione lineare, sfruttando quelle che sono le priorità, e poi vi faccio vedere l'equazione. Questa roba qua è stata vista da Terna, hanno fatto i complimenti, ma la domanda è, sono qui a Terna, ma Terna vede la centrale, non vede la domanda. Quindi stavo parlando con uno che vede un occhio, l'altro occhio non c'era. Io ho cercato di portare l'altro occhio, ma probabilmente non andava bene. Se metti insieme tutto questo, la smart grid cosa vuol dire? Usare sistema IoT, gateway e quant'altro, prendere insieme i sistemi aggregati, faccio un'unica baseline con una transazione in MQTT, sto traducendo in modo molto semplice, verso il mercato di spacciamento, rispondo a quelle che sono le esigenze. Quando mi torno indietro, quella che si chiama la modulazione, perché mi arriva il codice di rete, io vado ad abbassare la temperatura presso una stanza, a aumentare la temperatura di un compressore, e quindi risolvo il bilanciamento, lo risolvo dal lato del consumo. Questa cosa è stata testata nel 2011 in un progetto importante che però non posso, io ero ingegnere, non ero la persona che l'aveva fatto, è presso un ospedale. Il risultato è stato questo, vedete? Se io aggrego tante unità di consumo e devo dare ad esempio 100 kWh e in un momento nel mio aggregato che sono fatto da cliniche, da acciaierie, metto insieme tutti i carichi che posso mettere insieme e dispacciarli verso Terna per essere chiamato e usare a salire o a scendere, in questo momento c'è un consumo, un problema, cioè una macchina mi si è fermata, no? Come casca l'albero, mi si è fermata. Cosa posso fare io? Io non voglio sbilanciare. Ho una lista, quindi qui la teoria dei giochi, ho una lista di consumi, di sistemi di consumo mappati precedentemente con modelli matematici molto precisi, che ne sbagliano, perché la matematica operazionale non può sbagliare, che va a selezionare l'altra migliore condizione, in questo caso è un HVAC della Fujitsu, che va a sopperire quella situazione. Quindi dico, mi se ne è rotto uno, il secondo non è disponibile, vado a pescare in un'acciaieria una pompa che mi hanno detto che la poteva accendere se guadagnavano qualche soldo, la cui schedulazione a 3 bar per 2 minuti mi dà 4,8 kWh e io riesco a rientrare nell'ultimo quarto ad avere uno sbilanciamento locale zero. Se tutti facessero così, i 40 terawattora non esisterebbero più. Ma faccio la domanda, ma chi perde in tutto questo gioco? 40 terawattora sono 10 gigawatt di potenza elettrica a gas, a olio combustibile. Ora, se fate due conti sulla mappatura di chi ha queste centrali, sapete bene chi è che non gli va bene questa cosa. Ma io mi chiedo, l'energia elettrica è un bene comune, se io rispetto le prerogative del bilanciamento, io devo avere un vantaggio. La conclusione di tutto questo maledetto ragionamento è che non c'è una borsa elettrica, non esiste una borsa elettrica, secondo me è un foglio Excel che è sempre lo stesso, senza problemi, perché non c'è stata neanche una trasmissione sul report su questo. E la seconda ma report adesso non è che sia, dico, no, report forse... per dire qualcosa del genere, no? Non c'è stato mai nessuno che ha parlato di borsa elettrica,
che tra l'altro è un'asta non discriminatoria in un contesto che è tutto PESBID, follia econometrica su follia econometrica. Quindi alla fine ci troviamo una situazione per cui io devo pagare i problemi di altri sotto forma di ASOS, ARIM, UC3, UC4, eccetera, eccetera. Poi se tu nomini il nucleare ti mettono in croce. Perché? Perché chi mi fa il nucleare è minore di quelli che hanno le centrali che si chiamano peaker, gli chiamati peaker, quando il picco diventa un baseload, incredibile questa cosa. Quindi stanno usando queste centrali per andare a sopperire i problemi che hanno creato loro. Questo non è più accettabile, non è più accettabile, perché la soluzione c'è. Ve l'ho fatta vedere. Ho chiesto un progetto pilota al signor Terna, e quello mi ha detto, diventa BSP, vai, qualificati e fammi vedere questa cosa che funziona. E forse io ti chiamo. E beh, forse è chiaro che bisogna chiamo. Avere un carico base, no? Quel famoso carico base. È chiaro, io oggi c'ho pochi megawatt, arriverò ad averli, però dico questa cosa, talmente che funziona, che in un piccolo inciso, ma lo prendo come... non è uno spot personale di cui non mi interessa assolutamente nulla, però la commissione di Biden l'anno scorso lanciò una challenge per il Texas. Vi ricordate la questione del Texas che aveva... Oh, voglia, se non la ricordo. Lo sapevi chi l'ha risolto quel problema? No? Diciamo c'ha la faccia come la mia. In realtà sarei io. Perché? Perché io sono stato selezionato dall'Energy Central su 280 articoli. Gli ho spiegato come dovevano modellizzare la ERCOT, che è la terna texana, come doveva modificare la temperatura all'interno delle abitazioni, perché loro hanno il Nest integrato all'interno del TSO, che è l'ERCOT, modificando da 16 a 22 a 21, dipendentemente dalla fascia oraria, hanno recuperato 4 centrali da 200 MW. Mi hanno detto grazie, e io ho detto, beh, grazie a voi, perché comunque state usando il mio brevetto. Era un modo per fargli conoscere, non è che vada a fare causa a Trump o a Biden, però per dire, l'hanno fatto gli americani su un'iniziativa italiana. In Italia ti dicono, metti la giacca e cravatta, diventa BSP e poi io forse ti chiamerò. Questo approccio è sbagliato. Spero che cambierà. Perché cambierà? Perché non ci sono più quelli che pagano questi sprechi. Non ci sono più. Semplicemente su questo non lo so, bisognerà vedere, non lo so perché... Beh, sicuramente c'è una forte contrazione in questo momento del mercato, che è una cosa di cui ovviamente chi vende energia in questo momento non osa parlarne. Chi vende energia gas ne parla perché, come dire, la causa è politica, è geopolitica, e quindi se ne parla. Gli operatori di impianti rinnovabili non stanno facendo finta di niente, stanno sperando che la cosa passi inosservata, ma il costo dell'industria rinnovabile sta aumentando spaventosamente e l'industria eolica sta rischiando il collasso, perché hanno vinto appalti a certe cifre e poi c'è stata crisi economica, Covid, guerra, e non stanno riuscendo a realizzare gli impianti a quelle cifre, e quindi ci sono gli operatori che stanno attualmente costruendo in perdita. Lo stesso vale per i pannelli solari, che nel 2021, dopo aver toccato il minimo nel 2020, sono rimbalzati. Infatti tutti i grafici che dicono, ah, guardate l'energia come solare, come è diminuito il costo, si fermano tutti al 2020, l'ultimo anno e mezzo è sparito dagli schermi. Sa per quale motivo, te lo dico io, perché è rimbalzata, non sta più diminuendo, sta aumentando. Questo ovviamente, nel senso, era ragionevole che succedesse. La quantità di litio e semiconduttori che puoi estrarre a un certo punto raggiunge una capacità massima, ok? Andare oltre la quale ti costa, non è che puoi sempre aumentare la produzione e diminuire i costi, non è fisicamente possibile sta cosa, per cui prima o poi doveva succedere. Per cui non lo so, secondo me, come dire, con questi costi che salgono ovviamente si tradurranno in costi maggiori dell'energia, che a un certo punto, secondo me, inizieranno a far fare due domande alle persone, anche perché le bollette sono abbastanza alte. Ma sa Luca, il problema è che le persone non conoscono il dettaglio. Io, se permettete, vi vorrei far vedere... io spero che qualcuno di Terna qualche volta mi faccia una telefonata per dire, insomma, no? Che cosa sta succedendo? Perché io gli vorrei chiedere questa cosa qua.
Io vorrei chiedere questa cosa qua. Quindi vi faccio vedere, e questo è uno dei casi, questo l'ho individuato come commissario del MITE. In realtà lo sapevo prima, l'ho trovato su un progetto e gli ho detto bisogna sistemarlo. L'Enea, il CNR, molto capaci, hanno riconosciuto l'enorme, probabilmente, visione o competenza che avevo io. Mi ringrazio, perché lavorare con un professore è stimolante, perché impari sempre. Stavolta però hanno imparato da me. È molto più semplice, perché io ci ho sprecato 20 anni e loro con 20 minuti hanno capito. È stato, per loro è stato un sistema, diciamo, più ottimale. Vi racconto una cosa per cui quei 638.000 euro sono venuti fuori. Perché quei 638.000 euro non sono venuti fuori dal nulla, ma lo dice Terna e lo dice l'Arera. Guardate un istante cortesemente questa cosa, non è tecnico, è un sistema legislativo e completamente sbagliato. Io questa slide volevo dirla in due modi. La relazione tra i TSO, quindi Terna, perché in Italia c'è solo Terna, in Germania ce ne sono 5 per dire, no? Gli enti di spacciamento e TSO è qualcosa che non funziona, ve lo faccio vedere. L'offerta è gestita, cioè la generazione, la domanda è stimata e non gestita. Il modello di spacciamento, come abbiamo visto prima, inadeguato a quella che è la decentralizzazione dell'energia elettrica. E poi c'è questo, l'avete mai valutata questa cosa qua? Che cos'è? Ve lo faccio vedere. Noi abbiamo un problema alla radice di tipo matematico che non abbiamo, topologico, che non abbiamo dovuto mettere in pista. Questo problema, dovuto a queste cause, però si può risolvere, sì, serve qualcosa, no. C'è già tutto, già pagato, bisogna invertire un sistema in un altro. È un'inversione sistemica concettuale. Non è altro che questo, aggiungere dei misuratori da una parte o quant'altro, non è che devi tirare dei tralicci. Quindi la prima cosa che si deve fare è la mappatura della domanda, che vi ho fatto vedere come si fa. Si fa in 10 minuti per ogni carico. Si deve adottare un sistema decentralizzato e si deve usare un sistema che sia load shaping, la domanda sia load shaping con l'offerta. Fatto questo, non accade più quello che vi sto per dire. Quando abbiamo visto questo progetto, l'UVAM è gestita da domanda e offerta. Il problema che dovevamo era questo, che c'era lo stato dell'arte e si dice che siccome tu, se tu sbagli la programmazione, invece di dare un bilanciamento, partecipi per lo sbilanciamento, la Terna, l'Arera, subito a corsa, quasi tratti di pagare, sono molto bravo a legiferare, ha tirato fuori la delibera 153/2020 e dico, ah beh, se tu sbagli paghi fino al 50%, e qui è citata come deve essere pagato il fatto che tu hai partecipato a un sistema di bilanciamento e hai sbagliato. Ma questi perché hanno sbagliato? Hanno sbagliato veramente? Oppure la colpa non risiede nella vittima? Qui c'è un'incoerenza di sistema, che questa è legge, eh? Questa è la legge. Quindi i soldi sono stati erogati dal 2019 e ad oggi c'è ancora sto problema. Io spero che qualcuno mi dica che l'hanno risolto, ma non è così. Il dimostratore faceva vedere tecnicamente due UVAM, una era da una parte e una da un'altra, e quindi c'erano delle micro grid e delle macro grid. Quindi facciamo conto che questa è un'acciaieria numero uno e questa è un ospedale numero due. Quindi nell'acciaieria ci sono due, quindi l'acciaieria, facciamo conto che è un megawatt di potenza, sto facendo un esempio, e partecipano al programma della flessibilità, cioè alla riduzione, due solo carichi per un totale di 300 kW. Quindi il dimostratore dice, bene, io partecipo da un mega del contatore generale con 300 kW e voglio farlo ascendere, cioè voglio diminuire i miei consumi. Benissimo. Oppure a salire, in entrambi i casi. Contemporaneamente però, quindi questi sono gestiti, contemporaneamente il resto dell'azienda non è gestita, va per conto suo. Quindi cosa succede? Che in particolare i carichi unità di consumo 2, 3 e 4 e l'unità di produzione 1, 2, 3 e 4 fanno la loro attività. Quindi solo il 30% partecipa e il resto fa tutta l'altra attività. Alla fine, quando gli operatori, quindi io partecipo con 300 kW, il 30% di flessibilità rispetto a un megawatt installato. E questo lo vediamo sul piano nazionale.
Alla fine, quando gli operatori vanno alla conciliazione della misurazione, sapete che voi fisici siete molto precisi sui temi, sulla misurazione della flessibilità, ossia la disponibilità che tu hai ceduto alla rete impegnandoti, il risultato della misurazione risulta incongruente e non è idoneo, secondo la delibera 153, e quindi ti paga la penale. E tu dici, ma come, che cosa è successo? Te lo dico io. In questo esempio si mettono a disposizione 300 kW a salire, ma nel contempo il resto dell'altra fabbrica fa altro, quindi sta assorbendo per 70%. Quindi cosa risulta? Alla fine che Terna, non parlando con il sottomisuratore, perché lei vede soltanto la centrale e non vede l'aggregato di due sistemi di consumo, va a chiedere al distributore che cosa è successo sul contatore. Il distributore, che non sa né leggere né scrivere, dice: eh no, questo non è sceso di 300, questo ha aumentato i consumi di 400. Io partecipo a 300 di rispetto, Terna non prende il mio dato da 300, ma lo va a leggere sul contatore generale del distributore, che non vede i 300 separati dal MECA, ma vedi il MECA che non ha prodotto 300 ma ha aumentato i consumi a 400. Ora voi mi spiegate, in un paese normale, come si chiama questa legge? E di queste io ve ne tiro fuori 52. Fai una legge, dai l'incentivo, partecipo, vado a prendere i soldi perché sono stato bravo e mi arrivano a debiti di 40% in più, perché per la rete io ho sbilanciato. Quindi la mia domanda è, se, prego. Alla fine di questo discorso è, se Terna o chi per esso, quando conta, fa le conte delle fave e non vede i ceci che ci stanno dentro, alla fine a pagare sempre quello che si è impegnato a dare una soluzione a spese i soldi che ha l'industria, e invece di prendere il vantaggio sugli spacciamenti si prende le mazzate, perché secondo Terna, che vede solo la produzione, ha sbilanciato per 400 kW. Con queste premesse, quale fotovoltaico puoi mettere? Con queste premesse, quale soluzione puoi apportare a un paese che la mano sinistra non vede che cosa fa la mano destra? Il problema qui sta proprio alla base, cioè, perché il problema sta alla base di come noi vogliamo impostare il nostro sistema energetico, perché se noi abbiamo scelto di avere questo sistema nel quale andiamo verso peaker e rinnovabili, mi fa ridere quella parola, scusa. Ci siamo legati a questo tipo di speculazioni. Quindi a questo punto, per concludere, arrivo all'ultima domanda, cioè quella che... Quindi una io dopo l'ultima, nel senso... Ok, la mia ultima domanda. Quindi il nucleare in tutto questo, indicativamente, in Italia, che contributo potrebbe e dovrebbe dare? Ah, c'ho una cifra, eh? Perfetto, sì. Allora, giustamente io vengo a parlare in un posto, tra l'altro, che stimo molto, perché non sono un produttore, ma ho sempre... valutato le energie per quello che era l'apporto che potevo dare a livello sistemico. Ecco cosa si può fare. Voglio soltanto introdurre questa cosa, così poi quando daremo le slide avranno tutti gli elementi in chiave. L'Italia è fatta così. Ah, chiaramente questi non sono i miei dati, li ho presi da degli amici di Terna. Che cosa dice questa qua? Che c'è una generazione straordinaria dove abbiamo a nord un base load. Riassumo un attimo quanto detto, perché secondo me non ci hanno seguito bene nell'ultima parte. Il problema qual è? Il problema è che noi, avendo sostanzialmente detto di no al nucleare ed avendo voluto puntare, incentivando moltissimo le rinnovabili aleatorie negli ultimi anni in Italia, ci siamo trovati in una situazione che è un po' la situazione nella quale si trova la Germania, la California, insomma i paesi che se fosse la Germania e la California sono messi anche peggio. Sì,
che sostanzialmente hanno queste grosse oscillazioni di potenza generata, che deve essere sostanzialmente compensata per tenere la frequenza costante, quello che abbiamo detto all'inizio, da degli impianti che sono impianti a gas, impianti peaker molto veloci che devono far variare la potenza. Ora, a questo punto io sto pagando delle rinnovabili che mi stanno rendendo un sistema che non è efficiente, e devo pagare degli impianti a gas che sono fatti apposta per sistemare questo sistema che non è efficiente, e io non vado a modificare, diciamo, la mia richiesta di potenza dei miei carichi, ma vado semplicemente ad aggiungere ulteriore potenza rinnovabile. Al massimo quello che posso ottenere è di staccare, non fare il curtailment, cioè di tagliare via la potenza in eccesso che ho, perché tanto è pagata. Questo è il sistema contorto che si sta creando, che è un sistema dal quale è difficile uscire se non si riparte dalla base, si dice questo sistema è un sistema tra virgolette marcio. È quello che cercavo di spiegare quando c'era stata quella live, Luca, con Carlo Stagnaro, nel quale lui diceva, persona che io rispetto molto, lui diceva: io sarei contro adesso a tassare gli extra profitti che stanno facendo in questo momento gli impianti rinnovabili, perché questo incentiverebbe ancora di più a costruire impianti rinnovabili. E io gli ho fatto notare che questa cosa qui non fa altro che alimentare questo sistema perverso che noi stessi abbiamo creato. Quindi adesso, diciamo, l'opinione di Stagnaro era da un punto di vista prettamente economico, non entrava nel dettaglio tecnico, però è interessante notare che effettivamente la strategia che è stata utilizzata come da chi ha voluto decarbonizzare utilizzando le rinnovabili è stata quella di installare più potenza possibile, presupponendo che il carico si sarebbe adeguato. E credo che invece la strategia che stia suggerendo Roberto Quadrini è esattamente quella opposta: installare la potenza minima indispensabile e che sia il carico, che sia, come dire, l'utilizzatore a seguire. Tu dici, Luca, che loro presupponevano che il carico si sarebbe adeguato. Io quello che dico è che non penso che loro presupponessero questo. Io ne sto facendo proprio intendere che loro l'hanno fatto, cioè se io ti vendo sia fotovoltaico che energia con gli impianti a gas, ok, ho il massimo della convenienza, io non ho convenienza di avere il nucleare, io ho il massimo della convenienza in una situazione come questa, finché la situazione resiste, finché chiaramente a un certo punto le persone non cominciano a rompersi le balle di una situazione come questa. Ma se io ti vendo energia dagli impianti fotovoltaici, dagli impianti eolici, dagli impianti a gas speaker, cosa voglio di più dalla vita? Mi stai anche pagando per energia che non ti vendo, che viene buttata via. Infatti, quando poi mi vengono a dire: guarda, Starace è contro il nucleare, ma va, ma non mi dire, ma che sorpresa! Pensa un po'. Vabbè, comunque questo era, diciamo, per far... vengono fuori tutte le normative che, diciamo, che abbiamo visto, che sostanzialmente sono uno spreco dopo l'altro, ma il problema alla base è questo. Allora, volevo farvi una confidenza. Io ero stato contattato dall'Istituto Bruno Leone da Stagnaro, cioè avevo mandato una mail a Stagnaro, che rispetto molto l'Istituto Bruno Leone, perché comunque l'Istituto Bruno Leone è per un libero mercato. Io sono un liberale, e questo è il motivo per cui mi sento stretto in questo ragionamento. E tutto questo doveva diventare un paper tecnico, e ho deciso, grazie al vostro invito, di tirarlo fuori qui da voi, diciamo, di far vedere queste cose, perché sto arrivando al dunque della situazione. Quindi mi fa piacere che l'avete, ma sono ancora più contento di aver partecipato a questa trasmissione, tirando fuori una soluzione che non si può vedere ma che c'è, e che dovremmo spingere in tutti i modi, perché ne vale della sopravvivenza, del benessere sociale e della rete stessa. Guardate questi numeri qua, sono numeri non miei, li ho messi in modo da capire. In realtà l'Italia si divide in tre pezzi: la parte rossa, la parte grigia e la parte nord. Il nord è baseload, la parte centrale è l'ansillare e l'ultimo è il problematico. Il problematico perché? Perché i sistemi di alta tensione qui sotto sono i più scadenti, e perché topologicamente, come sapete, 3/4 sono nell'acqua. Quindi noi abbiamo a nord un muro di elettroni di 56,53. E a sud 9,80, ma d'altronde è collegato soltanto la Sicilia a Malta. Dall'altra parte, dove c'è il problema grosso, noi ce l'abbiamo verso il Montenegro. Sapete che il Montenegro ha delle belle centrali, il nucleare, ha un bel baseload. La mappa di generazione delle sette zone riferite nelle modalità baseload e discontinui. I baseload sono le aggregazioni di fondi programmabili, di sconti aggregazioni di fondi non programmabili, in questo caso fotovoltaico e eolico.
la cosa più incredibile che verrà dopo, che è un estratto del documento. Questa è la generazione, stiamo parlando di generazione. Questo è il parco generativo. Poi arriviamo al dunque, perché il bello deve arrivare per capire dov'è il problema. Qui è perché nessuno sta condannando nessuno, sto condannando un livello di inefficienza e incompetenza che ci sta portando al ballo. Questa è la fotografia del 2020, perché è l'ultimo documento che c'è, non ce ne sono altri. Quindi che cosa ci dice? Che il nord è bello ossuto, il resto va a scendere. Ma dove sono installati gli impianti eolici in alta tensione? Non certo a Borgo Priolo, cioè in Liguria, sono a Canicattì, la famosa Canicattì, sono in Puglia, sono in Molise, dove le reti elettriche hanno uno svantaggio di portata e hanno un sottodimensionamento verso la Sardegna, la Sicilia, ma soprattutto verso l'altro muro che è il Montenegro. Andiamo nel dettaglio, qui ora c'è da mettersi paura. Questo è un'elaborazione sui dati dell'ENSOE, in particolare vi ho messo il link così la gente schiaccia e si va a prendere i dati. I dati non sono miei, non ho nessun tipo di know-how su questi dati, se non che conosco che cosa sta succedendo. Nel cross-border physical, cioè sulla parte bidding, cosa succede? Che noi abbiamo quelle che io ho chiamato l'electron wall, un muro di elettroni, dovuto a un baseload tosto, preciso, inossidabile, grazie all'Austria, alla Francia, alla Slovenia e alla Svizzera, la quale si presenta aggregato nella zona nord, che ripete di 56-34, con 134 gigawatt di muro. L'Italia risponde che tutte le fanfarre a 86, i discontinui sono il 32 su 116. Se io ho un problema di sbilanciamento sui tre quarti, dove lo vado a soppiantare? Quando è scattato l'allarme del traliccio, perché si è spenta la Lombardia? Il motivo sta qua. Questo è il motivo. La Francia cosa ha? All'atomo, certo, 61 gigawatt. L'Austria ce l'ha, c'ha l'idrico però, giusto? Gas, poca roba. Il carbone, la Slovenia, l'atomo, sì, ce l'ha. La Svizzera, se non c'è l'atomo, c'è l'acqua. Che cosa vuol dire? Programmazione. Vuol dire strutturazione, vuol dire costruzione del profilo. Quindi noi avremmo dovuto costruire il profilo a nord come baseload, al centro come sistema armonizzante 3-2 e sud per incanalare tutte queste energie rinnovabili verso il nord, perché noi dovremmo andare a bucare nel senso finanziario, economico, econometrico, questo muro. Questo è un muro che per noi rappresenta 1 giga e 7, 620, 142 e noi che cosa vediamo? 8 e 40 mega, niente. Quel dare niente è il prezzo del costo marginale che noi andiamo a pagare in borsa, che ne è inesistente. Noi stiamo pagando il muro di questi, che si chiama la borsa elettrica EEX, che sta in Germania. Quindi noi stiamo pagando questo. Siamo sempre quelli che paghiamo, perché noi siamo dei fenomeni. Mettiamo il fotovoltaico dove non ci deve essere e mettiamo l'eolico dove non ci deve essere. Tradotto, le zone che flussi scambiano dati presi dall'ENSOE. La trasmissione tra le zone come è fatta? È fatta in questo modo. Domanda offerta. Questa è la produzione. La cosa è incredibile. Io questa cosa l'ho fatta in modo regressivo anche sugli altri anni. Vado a vedere il rosso è la quantità, quindi ho preso 8.760 ore in un anno di ogni zona, in ingresso e uscita, con Malta, Grecia e questa parte qua, la CO è la Corsica aggregata in AC, quindi la parte isola, Sardegna e il Montenegro. Ho fatto le differenze. Malta, credo che sia Malta collegata con la Sicilia, Montenegro. Sì, metti a Malta e me e Montenegro, sì. Ho fatto le differenze tra i flussi in ingresso e in uscita e il delta sono 5 gigawatt. Ora, se fate 5 gigawatt per 8.760, quella è la media, sapete quando viene? 43,8. Lo sai che cos'è 43,8? È esattamente lo sbilanciamento che noi paghiamo. Io voglio qualcuno che mi sa dire se ho sbagliato i numeri.
Ma non credo, perché la, in effetti... Non credo, la calcolatrice è quella, diciamo, che uso su... No, nel senso, è coerente col fatto che attualmente questo sbilanciamento noi lo paghiamo con l'import, e quanto importiamo noi? 38 terawattora? Sì, è una cosa del genere. Ma scusi Luca, ma vede qual è il problema? Che centro-sud dà una mazzata di sbilanciamenti di due, questo è medio orario, di 2,1 gigawatt. Quindi qui ci stanno dicendo i numeri, non io, che nella trasmissione elettrica, trasmissione vuol dire dispacciamento, l'abbiamo visto prima, no? Che cosa è dispacciamento? Visto che sapete quanto vale, voi faccio vedere quanto vale il vero sbilanciamento, perché quello che fa arrabbiare è questo. Quindi se 43,8 terawattora è la quantità che viene pagata 5 miliardi alla comunità ed è creata, guardando i numeri, dai produttori in trasmissione, la cosa che fa avvelenare è che la domanda sbilancia per 1,7. Cioè la domanda, la famosa domanda che non conoscono, e che il vero baseload è la domanda, è 1,7 su 43. Noi sbilanciamo 1,7 e dobbiamo pagare 5 miliardi di oneri a chi e perché? Ora qua dormono i figli, perché? 1 contro 43, ma qualcuno l'avete mai visti questi numeri? Oggettivamente, qualcuno vi ha mai raccontato questa storia? In parte, nel senso... Ma così bella, colorata così, però no. No, così no, nel senso non parlavamo di dispacciamento, però sono problemi che abbiamo marginalmente già affrontato in passato, ad esempio il problema delle interconnessioni tra nord e sud, ne avevamo parlato perché il gruppo di ricerca del professor Zollino aveva fatto uno studio di recente, proprio a proposito del fatto che non so più quale azienda ha detto noi abbiamo da installare 140 gigawatt di rinnovabili o che cazzo ne so, e Zollino ha detto bene, andiamo a guardare dove sono le richieste di installazione di queste rinnovabili, sono in Sicilia. Allora, siccome però l'energia la usiamo al nord, se fai altri 40 gigawatt di fotovoltaico in Sicilia ne tagli 38, perché quelli che puoi portare su sono quelli, quindi la palla finale, io questo è un regalino che faccio a Terna, ha scritto un documento che forse non ha letto, e io leggo anche di notte tutto quello che esce fuori dal dispacciamento. Queste sono parole di Terna. Il documento si chiama Contesto Evoluzione del Sistema 2019, è scaricabile almeno fino a ieri, o fino a oggi, dal loro sito. Cosa dice Terna? Dice questa cosa qua, oggettivo, insomma, io gli rispetto. Che il profilo di carico feriale è questo. Chiaramente, aumentando quelle che sono... sapete cos'è un carico residuale? Un residuale è la differenza fra il fabbisogno di energia elettrica, che in questo caso è stimato, e la produzione proveniente da fonte rinnovabile non programmabile. Per la rete è l'effettivo carico che deve essere coperto da impianti programmabili per soddisfare i fabbisogni. Viene chiamata di solito la curva della papera, vedete, c'è una forma da papera, perché aumentando le fonti rinnovabili il carico residuo si va ad ampliare. Vuol dire che se la mattina alle 8 diventa un problema e da dopo le 6 diventa un dramma, dove le fonti rinnovabili invece di aiutare creano il problema. Poi la stessa Terna ha messo a pagina 54 del documento una cosa che io sono rimasto senza parole. Dico, ma perché? Terna scrive che lo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili non è avvenuto in maniera uniforme sul territorio italiano. Pagina 54. Il posizionamento nelle aree che offrono le migliori condizioni di producibilità, disponibilità di aree e semplicità del percorso autorizzativo, tenendo poco conto in considerazione le potenzialità della rete di dispacciare l'immissione di potenza verso i luoghi di consumo. Quello che diceva lei. Cioè abbiamo l'eolica a sud, che è l'80% agganciato alla alta tensione. E se qualcuno conosce Terna, chi dà il via libera ad attaccare all'alta tensione? Roberto? No. Lo sviluppo invece del fotovoltaico a nord è nella distribuzione. Quindi lo sviluppo di impianti eolici e fotovoltaici è avvenuto in maniera disuniforme anche rispetto ai livelli di tensione e di connessione. Ora mi spiegate cosa vuol dire questo? Se il Terna stessa
a sua saputa scrive una cosa del genere? Vuol dire che questa roba qua è sbagliato? Vuol dire che 60 gigawatt di Reba Duengo con 85 miliardi di investimenti sono una follia? E qualcuno ci dovrà spiegare che vogliono bloccare, la burocrazia in questo caso ci aiuta, vogliono sbloccare 60 gigawatt per spegnere letteralmente il paese. Il paese si spegne. Vorranno questo? E pago io? Paghi tu? Non esiste sta cosa. Quindi io voglio chiedere a Terna, ma quando hai deliberato la rete, la conoscevi la tua rete o no? Probabilmente no, anche perché credo che poi la rete si sia formata negli anni 2017, e magari... 2017, questa roba qui è del 2019. Quindi, no, questa roba qui è del 2017, però quando dire, con gli impianti fotovoltaici al nord sono quasi tutti installati tra il 2008 e il 2011, perché sono gli anni del primo punto energia. E a sud gli impianti fotovoltaici quando? Più o meno, quella potenza, perché il problema è a sud. Okay. Quindi la mia domanda è, ma se tu sei il padrone della rete e non sai dove mettere le cose perché non c'hai i cavi, perché Terna si dovrebbe occupare di tralicci e di cavi, il famoso impiantista, bravo, perché ci sono delle personalità, delle figure di livello, ma fanno forse, non lo so cosa fanno, perché uno che scrive questo e che ammette lui stesso che ha messo in modo in non uniforme lo sviluppo delle rinnovabili e poi vado a fare i conti della serva e lo sbilanciamento lo pago io, a me mi viene il grosso dubbio che lì dentro l'incapacità è la vera oca che si aggira per le stanze. Altro che l'effetto notte qua. Questo è drammatico. È drammatico quindi che tutto questo porta a un problemi su problemi, perché non è un problema di energia, è la inadeguatezza sistemica della rete elettrica nazionale, gestita con un occhio solo e con una mano che non sa cosa fa l'altra. Questo è il problema, non è né gas né niente. Vi dico un'altra cosa, l'ultima cosa è questa: se io ho, e andiamo al nucleare, se io ho una generazione di questo modo, un muro di elettroni e il resto ce l'ho nell'acqua, ho uno sbilanciamento causato da me stesso, pagato dalla domanda, ho una domanda che non genera sbilanciamento ma la paga, allora come lo posso risolvere? C'è un problema? Sì, l'industria è talmente forte, il sistema consumo è talmente forte che a fronte di uno sbilanciamento di 1,7, usando un sistema della modulazione del consumo si porta a casa un totale di 9,9 gigawatt. Questi 9,9 gigawatt cosa possono fare? Che è la flessibilità calcolata per singola zona, numeri dei lenzoe, mettendo i miei pesi definiti dall'algoritmo. Cosa possono fare questa cosa qua? E arriviamo all'ultima slide. Questa cosa qua, siccome io so modellare il consumo, a questo punto posso fare una cosa straordinaria. Prendo il parco installato, prendo la domanda in la flessibilità che cos'è? La capacità di adattamento della domanda rispetto alle migliori condizioni in quel momento dell'energia. Ora, se io avessi un sistema, un tubo, dove dentro tiro fuori un profilo ponderato delle migliori risorse da un punto di vista economico, stiamo parlando del punto di vista del GHG, tutte quelle, diciamo, quelle storie sull'ambiente, quella meno imbattante, ma io dico quella che non sbaglia mai, quella che è affidabile, eccetera, e la vado a fare in load shaving, quella che è l'accorpamento della domanda, gli americani che lo chiamano il demand response, io creo un profilo in load shaving che posso dispacciare verso i sistemi elettrici. Cosa vuol dire? Che io annullo o quasi del tutto quei 40 gigawatt. Come si può fare? Che valore ha questo? Ecco l'ultima slide. Io credo che due centrali nel futuro nucleare da 500 mega, io non conosco la tecnologia, una a nord, una a sud, creano un tunnel virtuale di potenza dove gli elementi in campo, che sono la flessibilità, istradano verso nord le migliori risorse, che sono quelle fotovoltaiche e eoliche. Perché sono le migliori? Perché diventano le migliori nel momento in cui io lo vado ad agganciare in un profilo matematico precostituito creato da load shaping. Vedete? È un aggancio continuo al quarto d'ora.
ma se non ho la domanda mappata non posso fare a quarto d'ora. Dico, l'anno scorso la mia zona era così, l'anno scorso la mia zona era così. Qui dici, la mia mappa dice che questo quarto d'ora mi serve questa energia. Questa energia nel mio sistema è composta da 10% da questo, 10% da questo, ma ho un baseload definito su cui costruire. Se io ho la pietra angolare posso fare la chiesa dell'abbazia. Se non ho la pietra angolare, l'abbazia non la posso mica fare. Ok? Dico abbazia perché sono molto legato alle abbazie. Quindi una volta che ho il basamento vado a costruirmi i pezzettini. Ma se la domanda è questa, io posso modificarla, la flessibilità si adatta alle esigenze della domanda facendo in modo che questo rispetti sempre una cosa fondamentale. La domanda e l'offerta devono portare a un valore prossimo allo zero. Cos'è questo? Sono due centrali da 500 e che valore hanno? Eccolo qua. Sapete qual è questo valore? È molto semplice. Se l'industria si dotasse di due centrali di quel genere e va a togliere il 50% dello sbilanciamento, queste centrali andrebbero a ridurre di 2.125.303.000 euro, che non è altro la parte di sbilanciamento pagata dall'industria, che in questo momento vale 9 miliardi. Se tutta questa follia fosse, se tutta questa follia fosse applicata a livello nazionale sull'industria, questo volevo farlo vedere a Stagnare, è questo. L'incentivo ai costi li abbiamo fatti, la flessibilità vale 1,9 miliardi, tira fuori l'incentivo, lo smart, perché l'incentivo l'abbiamo pagato, abbiamo le UVA, la capacità pagata e l'interrompibile per 5 miliardi rotti, come ho detto prima, abbiamo dei costi oggi legati al gas per l'industria 125 terawattora pari a 26,9 miliardi per i metri cubi, la flessibilità che è annidata all'interno del consumo inverte il sistema econometrico, da un costo lo fa diventare prima un risparmio e poi un guadagno. Questo si può fare che quando? In due giorni. Due giorni vuol dire lo spieghi in due mesi ai ministri, in sei mesi ai direttori e forse ci metteranno la testa. È sbagliato il modello di rappresentazione. E il valore più grosso è che la terza forma di energia, produzione è una, la domanda è due, ma la domanda e la produzione, io l'ho scritta qua, in megawatt è la potenza programmata nel futuro da immettere in rete o è il prelievo della rete nel futuro, ma è disponibile, presente nell'immediato. Questa è la flessibilità. È la programmazione della domanda. Questa è la dimostrazione che la domanda prende l'offerta e la adegua. E non è l'opposto. Allora, molto interessante. Tra l'altro, la cosa divertente è che due centrali da 500 mega sono persino poche, nel senso... Io non sono un esperto, però... Era per dire che con una riduzione di 2 miliardi l'anno, due centrali da 500 megawatt si ripagano in più o meno 5 anni. Questo lo dite voi che siete bravi. Okay. Sì, no, nel senso, con 500 megawatt sono due centraline con due SMR, ecco, tra 5 anni, non sono una roba che richiede investimenti titanici e tempi lunghissimi. Luca, vedi però che risolve un problema che toglie un costo enorme, non dovuto, alle aziende e fa ripartire l'economia per quelle famiglie. Questo non è qualunquismo, eh? Questo è proprio oggettivamente. Sono d'accordo, stavo spiegando al pubblico più che altro che come dire, il BVRX 300 di JITACI sono 300 megawatt, quindi fai due centrali con due di questi reattorini che saranno sul mercato nel 2026 e che hanno che richiedono, mi sembra che vogliano restare sui 400 giorni di assemblaggio, quindi un anno e due mesi. Ecco, questo era per dire che... Se si pianificasse questo approccio e in un anno si fa la mappatura della zona elettrica dove farà conferire il sistema di accoppiamento, questa soluzione immediata, ad esempio nucleare, che tutti hanno pure a citarlo, io no perché per me rappresenta un baseload, porta questo vantaggio qua. Sono 2 miliardi, però poi bisogna andare a vedere a chi non vanno questi 2 miliardi, capisce? Certo. Quello è il punto. Va bene, sono le 11:30. Questa live in realtà, nonostante fosse molto tecnica, per me è volata. Non so per il nostro pubblico, però sono ancora
Sono in realtà ancora più di 200 persone, nonostante sia la mia terza live della giornata, ragazzi. Cioè... Beh, ci sono tante persone, io non so quanto è il bacino di solito. Sono tante? 200. Allora, solitamente il nostro bacino è un pochino più alto, siamo sulle 300, però oggi è uscito il mio libro e quindi questa è la mia terza live di presentazione, cioè ho fatto una live presentazione. Auguri, auguri per il lavoro. Ho fatto una live di presentazione alle 14 ospitato su un altro canale, un'altra alle 18 su questo canale e adesso stiamo facendo questa live invece su un altro argomento. Vuol dire che lei è credibile. Le persone ci sono ancora qua che ci seguono. Va bene, ma io però... dire che sono cotto, poi domani mi devo alzare alle 6. No, infatti... cominciando... Allora adesso io andiamo... vi ringrazio dell'opportunità, spero di essere stato il più chiaro possibile, a disposizione per approfondimenti. Ma questo era l'obiettivo, far vedere che il mondo ha un altro volano per risolvere potenzialmente un problema energetico. Questo è stato e soprattutto io credo un messaggio che vorrei che spero che sia passato è che il mondo energetico è complicato. Il bilanciamento di rete è un problema, è una cosa molto complessa. La gestione della rete è una cosa molto complessa. Chi parla di soluzioni, chi va in TV a dire ah basta fare altri 40 giga di rinnovabili, non capisce niente. Perché proprio a livello concettuale non basta installare più potenza, c'è un problema di trasmissione, c'è un problema di bilanciamento, c'è un problema di programmabilità, c'è un problema di... ci sono tutta una serie di caratteristiche del funzionamento delle reti elettriche che rendono questo argomento una cosa bestialmente complicata. Il problema è che noi la stiamo mettendo in mano a degli arruffapopoli che non hanno idea di cosa parlano, che vanno in TV a pontificare su una cosa che non hanno idea di come funzioni, e questo secondo me è poi anche una delle cause fatto che ci troviamo in questa situazione. Va bene, io ringrazio Roberto Quadrini per essere stato nostro ospite, ringrazio il pubblico che ci ha seguito, vi aggiorneremo sulle prossime live o sto cercando di contattare un esperto di inceneritori per giovedì prossimo, visto che il tema è quanto mai attuale per via del fatto che è stato proposto un nuovo inceneritore a Roma, e noi comunque ci vediamo sulla pagina nei prossimi giorni. Buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte a tutti, grazie mille.